appena approvato in tempo prima della scadenza del 2012 la delibera di giunta comunale con la quale si approva l'atto di indirizzo per il piano di riparto dei fondi stanziati dalla Regione Puglia lo scorso luglio per i danni subiti durante gli eventi alluvionali. Nella sostanza sono stati adottati criteri di massima con cui verranno distribuiti circa 1.240.000 euro destinati a coloro che hanno subito i danni. Non sono previsti criteri di premialità. Le somme richieste, in base alle perizie giurate, infatti, saranno distribuite in quota parte a tutti gli aventi diritto, in proporzione ai danni subiti, appena però sarà completata la fase istruttoria. Non saranno rimborsati i proprietari di seconde case che abbiano subito danneggiamenti. Stando a quanto approvato, i beneficiari dei rimborsi sono obbligati a presentare entro e non oltre il 15 febbraio del 2013 la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute con la relativa documentazione giustificativa. A questo proposito, abbiamo raggiunto telefonicamente il portavoce del Comitato Terre Ioniche, che dal marzo 2011 si batte ad ogni livello istituzionale e che tanta parte ha avuto anche nel riconoscimento di questa quota di interventi alla popolazione marinese. Allora, Gianni, puoi darci qualche chiarimento sulla provenienza, innanzitutto, di questi fondi? Che all'inizio era solo 1,5 milioni messo a disposizione dalla Regione Puglia, che fu la nostra forzatura quando insieme alla Regione Puglia fu ditene che il governo nazionale non ha messo ancora i suoi, d'accordo? Pur di avere l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, facciamola e mettici solo i tuoi, e così andò. Successivamente il governo nazionale ha messo la sua parte, siamo arrivati a 4.600.000 euro, d'accordo? Grazie sempre alla mobilitazione che abbiamo fatto. Allora, nel piano di riparto c'è stato un percorso per vedere come spendere quei 4.600.000. Di quei 4.600.000, 1 milione, noi abbiamo ottenuto su nostra esplicita richiesta del comitato, anche i documenti alla mano, che una parte di quelle somme, dovesse, di quei 4.600.000, dovesse andare almeno in parte a risarcire i privati che avevano avuto i danni a Marina di Ginosa. D'accordo? D'accordo. Quel 1.200.000 è esattamente questo 1.200.000 che ha ottenuto il comitato con la sua vertenza, tutti e 4 e 6 li abbiamo ottenuti noi, ma in particolare per i privati di Marina di Ginosa abbiamo pretese, imposte e ottenuto che sia dato 1.200.000 euro. Adesso andiamo a vedere come l'hanno dato quel 1.200.000. Dopo una serie di incontri, di trattative, di cose, di storie e così via, la proposta su cui abbiamo convenuto è questa: quel 1.200.000 euro. Come vanno distribuiti? C'erano quelli, noi inizialmente dicevamo che andavano dati a quelli che avevano, a quelle 40-50 famiglie, diceva il comitato inizialmente, che avevano avuto gli sgomberi Certo. più a qualcun altro. Avevamo una cinquantina. Invece è passata l'idea, devo dire che per me è persino più convincente, d'accordo? Che io ho condiviso, noi abbiamo condiviso nelle riunioni del comitato, anche se c'è stata la discussione, che no, che va data a tutti quelli che hanno avuto i danni dall'alluvione di Marina di Ginosa, che hanno la prima casa, quindi non a chiunque, uno se ha la seconda, la terza casa, la quarta casa, non ha diritto in questo momento ad avere nulla, d'accordo? Ma a quei soggetti che hanno avuto danni a Marina di Ginosa, che hanno la prima casa, vanno dati dei soldi. In che ragione vanno dati? In ragione di una percentuale sui danni che sono stati realmente, che hanno subito. Insomma, una vera e propria boccata d'ossigeno, una primissima boccata d'ossigeno per tutti coloro che in quel fatidico e indimenticabile marzo del 2011 hanno subito gli effetti di quella catastrofica inondazione. È soltanto, è il caso di dirlo, una goccia nel mare, ma per il momento è sicuramente meglio che niente. Ancora molto ci sarà da insistere e da lottare. All'inizio del prossimo anno ci aggiornerà sulla questione proprio il Comitato Terre Ioniche, che ha programmato a Marina di Ginosa una conferenza stampa.